di io, non voglio fare un cazzo, e invece mi tocca ancora lavorare, perché sono povero come la merda, a vaffanculo, volevo nascere ricco. Se un giorno ti viene in mente di amare qualcuno, stai calmo, assietti, pensaci buon e aspetta che te passi. Ti volevo chiedere, ma tu nella vita, prima ero un brocazzame, ma che lavoro facci? Per piacere, non ve le fate le foto nel bagno, perché io dopo non riesco a capire tra i due chi è Ucess. Grazie. Fammi capire, ma hai mangiato l'uovo Kinder per caso? Kinder? No. Perché? Perché c'hai l'alito che è una sorpresa. Allora, amorino, ti è piaciuto? No! Sono traumi! Ma vedi anche in questo caso, da questo piccolo esempio, come si evince la pochezza intellettiva dell'uomo? Te l'ha data? Ma fatti i cazzi tuoi, cosa vai a chiedere? Ormai siamo giovani per sempre, non c'è più la vecchia, una volta c'erano i vecchi, ora i vecchi sono stati aboliti, quindi non esistono più. Fino a 75-80 anni siamo giovani, poi ti fai 2-3 anni vecchia e poi si muore, vaffanculo. Tesoro, perdonami, non voglio mettere fretta, ma mi hai mandato un messaggio 2 ore fa e hai detto metto le scarpe e scendo. Ma che cazzo sei in 1000 piedi? Guarda che tu mi vedi così, ma dentro di me si nasconde l'essere più fine, sensibile e aggraziato che esista al mondo. Minchia, come si nasconde bene. Omnia remus dominis, ora pro nobis oremus domini, omna amore mio. Tutte che scrivono mi manca il mare e mettono la foto del culo. Cioè, se ti manca il mare metterai la foto del mare, se metti la foto del culo è perché ti manca il cazzo. Ma fatela finita, no? Sono un escort. Un escort? No, grazie. Ringrazi Sua Eccellenza per il pensiero, ma io avevo proprio bisogno di un troione. Grazie comunque, grazie, ciao. Google, dimmi il mio oroscopo di oggi. Sarà una giornata di merda. Grazie, Google. Ma che sei pazzo? Perché? Ma che ci metti la lingua? E ce l'avevo. Ma che vuol dire che ce l'avevo? Ma che si mette così la lingua? Oh, guarda, eh. Ecco, scusi, guardi, le chiedo un'opinione, va bene? Mi guardi bene? Ma no, dove guarda? Guardi qui la bocca, gli occhi, l'espressione del viso. E mi dica sinceramente, lei mi trova molto brutta? Assolutamente. Oh. Precipita per la terza volta col parapendio. C'è niente il dubbio che tu sul parapendio non sei capace a nascere, fratello. Pronto? Guarda. Ah, ciao, au, ciao, au, ciao. Ah, no, scusa, no. No, penso, io penso, scusa, pronto. Uè, come ce l'hai? C'era quando ah, ma ce l'hai? Non lo so. Mm-hmm. E quanto ti serve? Avanti, quanto vuoi? 10.000, sì, si può fare, si può fare.
Quello anche subito, per carità. Sì, no, ma sai quanto prendo io? Interesse. L'interesse 90% a due mesi. No, 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 2% a 90 mesi, 90%, ma nemmeno una lira di meno, nemmeno un euro di meno, mi dispiace. Va bene? Allora ci vediamo adesso dal bar, d'accordo? Va bene, va bene, va bene. Oh, ciao. Oh, non ti scordare i cambiali, eh? Ciao mamma. Tu piastu un caffè? Eh? Tu piastu un caffè? Sì. Fatti il cazzatore, va. E comunque volevo dire solo una cosa, se volevo piacere a tutti, nasceva Nutella. Buongiorno dottore, sono io. Oh, buongiorno. Sono ancora qui. Sì. E non mi sento tanto bene, sa. Prego, si sieda. Sì, grazie. Allora, cosa abbiamo? Cosa abbiamo? Una cervicale. Mi spoglio? No, per un po' di cervicale. No, non serve. E però ho anche dei pruriti in tutto il corpo, sa? Mi spoglio? No, non serve, guardi, facciamo prima la diagnosi. Ho una macchia così sulla schiena, vuole vederla? Mi spoglio? No, non serve, grazie. Dai avanti. Ho dei brufoli giganti sulla pancia, mi spoglio? No, guardi, facciamo così. Allora, lei fa queste analisi del sangue. Sì. Eccoli qua. Le fa? Sì. E poi tra una settimana torna da me. Va bene? Sì. Così vediamo un po'. Siamo come tra una settimana allora. Tra una settimana. Arrivederci. E non vuole che mi spogli? Perché fuori. Grazie. Buongiorno. So di non sapere. E siamo in due. No, allora io so di non sapere. Vabbè, ma anche loro, non è che siano. No, no, allora io so di non sapere. E allora perché cazzo chiede a me? Raimondo? Sì. Rispondi tu. Sì. Di che non ci sono. Pronto? Di che non ci sono. Pronto? Casa Pianello, sì? No, Sandra non c'è. Di che no, sono uscita? Di che sono uscita? È uscita, sì. Sì, di che sono uscita? Ma torna stasera. No, di che torno domani, di che torno sì, domani. Sì, sì, no, 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 adesso che mi ricordo, torna domani. Mi ha detto appunto che stasera non sarebbe rientrata senti, e che torna... Senti chi è, senti chi è, senti chi è. Sì, no, io le riferisco quando... Sì, senz'altro, senti quando... Chi senti chi è? Domani qua... È Luisella. E domani quando... Di che sono tornata, di che sono tornata. Ma come sei tornata? Ho detto che torni domani. No, scusa Luisella. Scusa, no, perché c'è... Siccome non mi ricordavo bene, mi sembrava stasera, poi... Senti la porta! Eh? Senti la porta! Luisella, senti la porta? Ma non lei, tu senti la porta! Ah, io sì, no, tu, no, scusa Luisella. Che è successo? Sì, pronto, macelleria? Madonna, che voce da coglione, cari! Mica sei simpaticissimo, proprio. Sai che è proprio da carezze di schiaffi adesso. Senti, pezzente, volevo capire una cosa. Ce l'hai le teste di cavallo? Chi è che parla? Sposati? Separato? Separato? E invece, feriti, ringrazio a Dio. Sappi una cosa, come ti chiami? Mario. La donna che ti vuole bene, Mario, ce lo dico con l'amicizia, simpatia e quello che vuoi, è quella che ti lascia. C'è una che sta 30 anni con te, non te va bene, Mario. Ci sono 20 anni che ti faccio felice e va a far felice un altro, va. Sei single? Lasciami stare, non ci provare, maledizione tutta la mia vita. O Covid è diventato come l'iPhone, esce sempre un modello nuovo. Ho sentito uno che diceva, ma tu continui, io c'ho Delta, ma che sport è giusto te? Ti tengo Omicron 5. Pronto? Tette corni. Come? Tette nei dintorni? Tette corni. Nelle tette me la fondi? Pronto? Mi senti adesso? Come? Mi senti adesso? Più o meno. Adesso mi senti? Sì, perfettamente. Sette giorni? Oh mio Dio, morirò lunedì prossimo. Sì, no, aspetta, lunedì sarebbero 7 giorni lavorativi. Invece sono 7 giorni a partire da oggi. Quindi fra una settimana a quest'ora esatta. Il mio orologio è rotto, come faccio a sapere l'ora esatta? Fregatene dell'ora, da oggi 7 giorni precisi. Ma scusa, c'è una festa di mezzo, conti anche le feste. Ma dipende, che festa è? Quella di Martin Luther King. Allora no. Perché no? In ufficio fanno tutti vacanza. Lei 7 fottutissimi giorni
posso venire lì adesso e massacrarti all'istante se preferisci. Poi c'è artrosi cervicale, scoliosi vertebrale, dolore lombare, traffico vascolare, paralisi facciale, scavagli collale, la pochi cambiale, rettoline poi sale, assegni tutto a mare, debito con sale e trusse broccoli con sale. Ma ho fatto è che mi sento sempre male, chi dice che mi conviene farmi ricoverare? Un saluto a tutti quanti, potete dirmi dove sono? Non so come ci sia arrivato, ma so che presto lo capirò. Di certo un angelo non sono, e io direi meglio così, quella bontà non mi... Senza di te cosa fare? Sono sicuro impazzire. Un istante. Signora! Sono contento di sentirla perché dopo due giorni eravamo un po' in pensiero. Sì, gliela passo subito. È tua nonna, tua mamma, è la vecchia. C'è una maschera, dai, di noi che lo diciamo dopo. Ha sentito, sta rantolando perché sembra mummificata, una cosa in faccia, colla, una maschera di bellezza, immagino. La chiama? Un attimo, glielo chiedo. Chiede la vecchia che cos'è la maschera. Non so cosa sia, penso giapponese. Come? Kiwi e banana. Kiwi e banana, però vado a intuito. Un attimo. Chiede se andiamo a mangiare da lei domenica. Sì, va bene. No, niente. Purtroppo Michelle non impegna. Arrivederci alla prossima, salve. Ma cosa stai dicendo? Io ti ho detto di dire di sì. Te dici che ho detto Michelle, di no. Michelle, non si capisce quando parli. Non capisco. Ma un culo. Questo è chiaro. Questo è molto chiaro. Non solo un'inedita ricetta del giorno, ma questa volta aggiungo anche uno spiedo estraibile per cucinare il migliore dei polli arrosto. Ebbene, amici e amiche di Cucina 2000, quanto credete che vi verranno a costare lo spiedo e la ricetta? $59.95? $19.95. E se ci aggiungiamo anche un tritatutto, a quanto arriveremo? A $69.95? $19.95. E se oltre allo spiedo, alla ricetta e al tritatutto ci mettiamo un CD, a quanto arriveremo? A $79.95? Ti ho detto $19.95. Ora attenzione, le ricette sono 3 e i CD 2. Quant'è il totale? $19.95. Te l'ho detto io. Incredibile, vero? Uno spiedo estraibile, un tritatutto completo dei suoi accessori, 3 ricette inedite, 2 CD di recente pubblicazione. No, tesoro, aspetta, stavo componendo il numero per ordinare lo spiedo. Tu non comprerai nessuno spiedo. Devo comprarlo invece, è un nuovo spiedo. Quella non è una, non è una. Ti devi fare i cazzi tuoi. Sì? Allora, tutto bene? Tutto bene cosa? Allora, tutto bene? Tutto bene, sì. Perché, ma chi parla? Hai cagato? Ma che cosa vuol dire? Hai cagato? Ma fregatene di quello che... Senti, se devi fare le telefonate idiote, fai la cosa di un altro. Ehi, la città sveglia! Chi parla? Ciao, Mario, come stai? Ciao, Mario. Ma che cazzo stai a dire? Ciao Mario, come stai? Ti bene? Pronto, sì, stiamo... Sì, no. Oh, ma senti, che ne dici se più tardi andiamo a farci una pe in centro? Se fosse stato per me... Ok, mio, va bene, allora ci becchiamo per le 18. Allora, mi lasci parlare o no? Hai capito? No, mi sono ascoltato, stai parlando solo tu! E mi hai proprio rotto i coglioni, hai capito? Perché non sono un automa, sono una persona, a un certo punto te lo devo proprio dire! Vaffanculo! Vaffanculo! V-A-F-F, culo! Quando è così caldo la fame mi diminuisce, veramente, io mangio poco, solo cose liquide. Infatti mo mi vado a frullare, supplico una carbonara, va? Comunque raga, se mai un giorno mi vedeste cadere, esprimete un desiderio, perché è raro vedere una stella cadente. Amio, si dice Amio. Ora tocca a te. Amio. Pronto, amore? Ciao Amio, come stai? Ciao bene? Ti dici che non ci sono? Scemo, hai risposto tu. Ti stavo proprio chiamando in questo momento, mi hai bruciato sul tempo, sai? A volte le sinergie. Ah, sì, Antio, che ne dici se più tardi andiamo a farci una pe in centro? Non posso perché c'ho il cane che si morde la coda. Allora, ci picchiamo per le 18. Sì, vabbè, ti vengo a prendere io.
Ok, un bacio, a dopo. Perché? Perché? Giacomino, Giacomino, ti prego. Che vuoi da me? Scaricamela. Dove va? Io le devo parlare. Andiamo a parlare? Sì. Dobbiamo parlare? Sì. E parliamo. Ho scoperto che a casa sua state dipingendo le pareti con la pittura. Ovvero? Mi abbiamo provato che i pastellacciere, ma ci volevo troppo tempo. Scappo, vado via, c'è la polizia sotto casa mia, la 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 la, e cercano a me, ma non sanno che salgo sul coupé, scappo e vengo da te. Ha degli interessi al di fuori del lavoro? E lei? Vorrei sapere di più su di lei. Non c'è molto da sapere su di me. Insomma, mi guardi. La guardo. Hai presente quando ti svegli felice, riposato, pronto ad affrontare una nuova giornata con forza? Io no! 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 Scappo, vado via, c'è la polizia sotto casa mia, la 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 la, e cercano a me, ma non sanno te, salgo sul coupé, scappo e vengo da te. Insomma, un dialetto è sempre volgare, volgare, poetico, può essere, tutti i dialetti sono meravigliosi, poi è sintetico. Uno a Roma, per esempio, deve dire: signore, potrebbe accostarsi un po' a ciò che io possa vedere meglio. A Roma è ago lempo. Per dire, non vuole niente. Signore, ho la sensazione, vaga sensazione, che lei voglia prendersi un po' gioco di me. Ma che me sta più a per culo? Pronto? Parlo con gli addominali? Ciao, sentite, siccome sta arrivando l'estate, che dite? Vi fate vedere? Sì, lo so che devo fare gli addominali per gli addominali, però non sono riuscito a fare. Li farò, eh? Venite prima e li farò. Non si può proprio. Non riuscite. Vabbè, niente. Allora niente. Grazie mille, grazie, ciao, a presto, ciao. Pronto, imbarazzo? Senti, gli addominali non vengono, puoi venire tu. Va bene, ci vediamo in spiaggia. Ciao, imbarazzo, ciao. Dai. Ma ora ti faccio un test, rispondi bene o ti sbatto a fare l'autostop in galleria. Perché chi viaggia tutti i giorni si chiama pendolare? Perché gli pendono i coglioni. Comunque, raga, mi dispiace farvelo notare, ma non è estate, non è il sole. Sono io che illumino tutto, cazzo. Maresciallo, non ci prendi, pistole nella Fendi, le dice Sol Peyor, un bandì, mon amour, fanno i video coi ferri, poi chiamano gli agenti, mone sopra l'iPhone, se la vi sempre tu. Signore, ti prego, perché devo lavorare anche oggi? Non ho voglia. Figliuolo, lo devi fare perché sei povero come la merda. In un cancello dagli amici, ma ti aggiungo nella lista delle persone che non servono a Nugaz. Capirai quanto valgo solo quando me ne andrò via. È vero, sono pieno di difetti, ma due occhi che ti guardano come fanno i miei, non li troverai mai più. Perché devo cucinare? Se sotto casa c'ho la mensa della Caritas. Metto una giacca vecchia e vado. Anche perché adesso si mangia bene. Prima c'era una suora che cucinava salato. Le ho detto: suor Paola, togliti il grembiule, per te la Caritas finisce qui. Signore, ti prego, perché devo lavorare anche oggi? Non ho voglia. Figliuolo, lo devi fare perché sei povero come la merda. Guarda, amore, ti prego, rispondimi. È un'ora che cerco di parlarti. Guarda che se mi lasci io mi ammazzo.
Presto, presto, dobbiamo correre da mio fratello. Dice che si ammazza, è stato mollato da Margherita. Ma figurati se uno si ammazza perché è stato lasciato. So cazzate che si dicono. No, quello si suicida veramente, dai. Ma proprio adesso che sto al telefono. Rettore Magnifico, ci sentiamo più tardi. Paolo. Tante care cose a lei e a famiglia, arrivederci. Paolo. Cioè nel 2022 si può pagare con l'Apple Watch, col telefono, con lo Spirito Santo e non si può pagare ancora col cuore. Cioè io con tutto il cuore voglio pagare ma non c'ho soldi.